Ok, è andata. Aspettiamo Siamo qualche live. secondo. Sì, aspettiamo qualche secondino. Gli diamo il quarto d'ora accademico. No, un quarto d'ora è un po' troppo, però. Vabbè, intanto salutiamo. Ciao. Buonasera a tutti. Qui i tre fantastici linciani, irreprensibili. Ormai a questo ennesimo episodio, il terzo, giusto? Abbiamo fatto Twin Peaks, Razored e oggi siamo qui con The Elephant Man. E intanto ci presentiamo, ecco qui il solito Mirko, laureato in arte e scienze dello spettacolo, spettacolo, sono stanco con 2 ore di sonno e musico. Poi abbiamo, vai, prego. Io Dai, sono Riccardo. Riccardo, trasmetto da Milano, faccio la rubrica Lynch e in genere mi tratto letteratura russa. Maurizio Narciso, solitamente parlo di musica con geografie musicali, però mi presto ben volentieri a questa scorribanda di amichetti con cui analizziamo tutto ciò che ha fatto Lynch, quindi dagli albori all'ultima pietra. Quindi ecco, Una siamo grande arrivati, avventura, una grande siamo avventura. arrivati sì, in un momento importante della sua carriera in cui abbandona quella che è l'autoproduzione più totale e come dire, gli espedienti di un cineasta alle prime armi e tutto, diciamo, il suo genio creativo impiegato in tante cose diverse per entrare in un filone più cinematografico, anche se rimane Lynch, quindi rimane pieno di espedienti e di cose nascoste che magari in una prima visione veloce potrebbero non arrivare, quindi eccoci qui a cercare di darvi le nostre impressioni su The Elephant Man. Pronti a sviscerare appunto, diciamo, tutti quegli espedienti che sono un po' tipici, diciamo, della sua filmografia, che però qui sono, come ha detto appunto Maurizio, un po' più, diciamo, celati da una trama più lineare, più biografica, un film drammatico dove per l'appunto c'è una storia da seguire tendenzialmente rispetto magari a altri film un po' più complessi anche dal punto di vista della trama e diegetico. E dove appunto lo spettatore è più pervaso dagli espedienti che dal contenuto stesso. Qui c'è un po', diciamo, un meccanismo inverso. Comunque ci tengo a dire che non trasmetto da Ibiza anche se sembro abbronzato, però in realtà sono da Torino oggi, non l'ho detto io, non so, sarò allergico a qualcosa se non si spiega. E tornando Però a noi, Mirko, faccio. dietro di te hai il green screen, quindi potresti mettere una spiaggia, Sì, potresti la mettere quello potrei che mettere vuoi, eh. quasi a specchio. Sì, potrei mettere un bel sole. Comunque, tornando a noi, sì, The Elephant Man è un film degli anni Ottanta ed è un po' un film che rientra, diciamo, un po' più nel circolo mainstream hollywoodiano dell'epoca, più che appunto dell'autoproduzione, come ci diceva giustamente Maurizio. È un film che si presta al grande pubblico e Lynch si presta anche lui per la prima volta a un tipo di produzione che poi torna un po' con, come vedremo, con una storia vera. Però, già dalla prima sequenza, andando un po' per ordine, è un film che parla di una tematica delicata, insomma, un fatto storico realmente accaduto e ampiamente riportato da vari saggisti e varie cronache, insomma, dell'età vittoriana londinese. Quest'uomo affetto, diciamo, da una grave patologia genetica che lo rende deforme e da un aspetto che è anche terribile a vedersi in un certo senso. Quindi Lynch usa questa storia per trattare comunque già, ecco, dal punto di vista delle tematiche più care che abbiamo anche nei suoi cortometraggi, in Erased e in tutta la sua, diciamo, cinematografia, ovvero quello appunto degli emarginati sociali, di una società che opprime i più deboli, una società dove c'è un'apparenza di magari avanguardia, appunto industrializzazione, però che ha una ricca povertà e dei bassi fondi che brulicano comunque di criminalità, di sfruttamento e anche queste forme di attrazione poco etiche, insomma, questi circhi, no? Queste organizzazioni circensi che facevano di persone affette appunto di deformità corporeo, particolarità estetiche, no? Donne barbute, insomma, ci sono tanti anche reportage antropologici su quel periodo. E ne facevano un oggetto di scherno, di derisione in qualche Un modo. fenomeno da baraccone, nel vero senso della parola. Esatto, il cosiddetto fenomeno da baraccone, esatto, Riccardo. Quindi, però è interessante, ecco, avevo preparato anche diciamo, un video che ora mando in background e parliamo un po' anche dell'apertura, perché è una scena, diciamo, particolare,
dove già però vediamo comunque delle tecniche che Lynch adora, mo le commentiamo un po' insieme. Appunto, ci sono delle sovraimpressioni, c'è un uso del sonoro molto particolare, c'è questa scena, diciamo, della madre del protagonista che viene in qualche modo calpestata, no? Da questi elefanti, e le sue urla diventano il verso dell'elefante stesso. Quindi anche qui un po' in linea comunque con quello che era il film precedente, Resered, non so se siete d'accordo con me. Io sono d'accordissimo, cioè ricominciamo con un incubo, come avevamo in qualche modo finito Resered, ecco, un vero e proprio incubo che poi scopriamo non essere totalmente un incubo forse, ma che ci porta direttamente dentro a quella che è poi una storia vera, no? Quindi anche in questo caso Lynch si sta misurando con una vicenda realmente accaduta, ma ci entra utilizzando i suoi schemi, il suo modo. E quindi ci entriamo attraverso questa sequenza iniziale che è molto Lynch, questo gioco di occhi, un rimando tra la foto e la persona vera e appunto questa donna calpestata dagli elefanti. Quindi io sono molto d'accordo con quello che hai detto. Maurizio. Anche io, e infatti se magari fermarsi alle prime scene vorrebbe dire catalogarlo davvero come un film in continuità con il precedente, mentre poi ad un certo punto è come se, a parte che il viso del protagonista, che deforme del protagonista, che poi è, diciamo, la vera componente linciana che non si interrompe mai, quindi diciamo quel senso di vibrazione quasi negativa o comunque di repulsione che una persona ha nei confronti del protagonista e che dura, diciamo, dall'inizio alla fine, è secondo me il vero metronomo di Lynch in questa pellicola. Cioè costantemente anche chi guarda la pellicola si interroga sulle sue sensazioni, quindi proviamo quasi vergogna a provare un ribrezzo osservando certe immagini. Però al di là di questo, durante tutto il film è come se ci sia un Lynch in intermittenza, cioè di tanto in tanto carica in maniera strana la colonna sonora, ci sono delle immagini dei tubi, delle fabbriche, degli uomini che lavorano, cioè è come se di volta in volta emerge quello che è la sua vera poetica, però poi diventa cinematografica, come dire, in senso quanto più classico possibile, poi riemerge qualcosa, quindi è probabilmente una pellicola che fa a braccio di ferro con lo spettatore, perché gli concede un'immagine bellissima, anche in qualche modo, no, surrealista, questo bianco e nero veramente profondo, quindi è, diciamo, alterna delle immagini veramente bellissime a questa sorta di profondo fastidio che alcune scene di violenza o comunque legate alla figura del protagonista suscitano su chi guarda. Quindi ecco, questa cosa qui secondo me è quasi stancante, cioè è bello e stancante. Si arriva alla fine della pellicola secondo me molto affaticati, ma convinti di aver visto qualcosa di differente, ancora un'altra volta differente rispetto a tutto il resto probabilmente visto fino ad allora. Sì, assolutamente. Poi è una cosa giusta, che è un film che ti stanca in qualche modo, è un po' anche questa, no? Un leitmotiv linciano, cioè questo climax costante di un crescendo di tensione che spesso si esaurisce con un'esplosione finale, in questo caso molto più soft, diciamo, un epilogo molto romantico in qualche modo. Però anche qui sì, il film ti porta quasi a uno stremo emotivo, e se in Resered c'era, diciamo, l'uccisione del feto deforme anch'esso, con un'esplosione sonora e visiva, qui in qualche modo c'è una chiusura cosciente da parte del protagonista, è quasi un percorso, no, di crescita dell'eroe, è proprio un film narrativo in qualche modo rispetto ad altre produzioni linciane, c'è questa presa di coscienza e quasi accettazione della sua natura, e però al contempo la voglia di essere più umano, e quindi questa cosa è metaforicamente rappresentata, perlomeno l'ho vista, l'ho voluto intendere così, dal dormire nella posizione in cui dormono le persone normali, in qualche modo, cosa che a lui era impossibile fare per il peso del suo cranio, insomma, se appunto lo porta a soffocare. Però è molto romantico, diciamo, questo finale, anche questo con degli espedienti avventivi molto linciani, appunto questa finestra con questo vento che soffia e sembra quasi accompagnare, no, l'anima del protagonista fuori dalla finestra nel cielo, con la voce della madre che gli dice che nulla finisce comunque, in qualche modo tutto continua. Quindi molto filosofico, molto
anche più filosofie orientali, probabilmente, che influiscono sempre su Lynch la sua giovine età, armi. E comunque resta un bel film, una bella storia che ha anche molto da insegnare a noi spettatori di oggi. Come ogni film di Lynch li trovo sempre molto attuali, no? Come diciamo con Twin Peaks, per vari motivi, e Resred, no? Quella è una pietra miliare della cinematografia, insomma, di genere. E qui le tematiche sociali sono importanti, sono anche molto attuali, penso l'ipocrisia sociale, la cattiveria umana, sono delle cose che insegnano molto, ci fanno riflettere. Comunque ci sono molti personaggi interessanti, a partire dal, diciamo, quel criminalotto che è un po' quello che gestisce il circo, e il modo in cui si approfitta appunto di queste figure ipoteticamente più deboli, ma che probabilmente hanno molto più animo di lui, e la figura anche del nostro giovane Anthony Hopkins, che anche questa è molto carina come cosa, che fa il dottore che si prende cura, e inizialmente uno può fraintendere, sembra solo per fini scientifici, ma che poi comunque si stabilisce un po' l'unica amicizia reale che ha il protagonista. Non so, diciamo, poi che impressione vi ha dato quando avete visto le prime volte il film, riguardo appunto le tematiche che tratta, eccetera, insomma. Comincio io, Maurizio. Vai. Io credo possa essere davvero molto attuale, anche perché se pensiamo che una delle frasi principe, una delle frasi più importanti del film pronunciata dal protagonista è "la gente ha paura di quel che non riesce a capire", già ascoltando questa frase ci si rende conto dell'attualità di quello che stiamo guardando, perché ecco, seppur applicata in modi diversi da quelli che sono da quella che è la realtà vittoriana, è una frase che anche alla luce di quello che sta accadendo possiamo comprendere benissimo, probabilmente. E credo che quello del protagonista sia un vero e proprio percorso di formazione, un percorso di formazione che porta alla sua accettazione, all'accettazione della sua natura, che passa da step molto molto difficili, anche rappresentati dalla figura dello specchio, di cui magari parliamo più avanti, di questo elemento surrealista utilizzato all'interno di una storia vera, ecco. E è un percorso di formazione del protagonista, che è però formazione anche di tutti gli altri personaggi che gravitano attorno al protagonista, come ad esempio Anthony Hopkins, o il direttore dell'ospedale, o la prima infermiera, che invece non è formazione per quanto riguarda chi si approfitta del protagonista, quindi chi si approfitta della forma del protagonista per a scopo di lucro quasi, perché entrambi i due cattivi, chiamiamoli così, tentano di approfittarsi del protagonista per farci dei soldi. E questo percorso di formazione che porta alla volontà di superare la sua natura di essere uomo, che diventa evidente nel momento della morte, è evidente anche nel momento in cui, nella scena che stiamo guardando, nel momento in cui il protagonista fugge nei bagni e poi allo stremo delle forze urla: "Io sono un uomo, non sono un elefante, non sono un mostro, sono un essere umano". E questa è un po' la scena clou, è un po' la presa di coscienza vera e propria, no? Dopo l'esperienza terribile della deportazione, del rapimento, è la presa di coscienza vera e propria del protagonista che urla il suo essere uomo, nonostante la sua natura deforme. Ecco, questo secondo me è un po' il clou, l'apice della vicenda anche sociale che attraversa tutto il film. E sono molto d'accordo con Riccardo, perché in principio, cioè, questo considerarlo un percorso di formazione è vero per il protagonista, che comunque subisce una sorta di consapevolezza di sé, però secondo me è ancora più vero, come stesso Riccardo diceva, per tutte le persone che è intorno, perché mentre la figura del protagonista, insomma, in qualche modo la sua figura vibra, ma è comunque sempre molto dolce dall'inizio alla fine, cioè una sorta di bene cosmico, e quindi
Questo chiaramente rende ancora più dolorose tutte le vicende che durante le, insomma, nel corso della pellicola, le cose che gli accadono, però è secondo me sorprendente come il regista Lynch riesce a far crescere in maniera naturale tutte le persone che ha intorno. Quindi, ad esempio, anche, beh, chiaramente tranne le persone assolutamente negative e maligne, come ad esempio quella persona che lo teneva in catene, che lo teneva, insomma, che si considerava il vero padrone dell'essere. Quindi per le persone assolutamente negative non c'è spazio a redenzione, però per tutte le persone che in realtà lo accolgono c'è questa sfumatura che è molto delicata e secondo me anche molto difficile da rendere, di come, ad esempio, anche Anthony Hopkins si interroga ad un certo punto della pellicola, ma io sto ricadendo a mia volta nell'errore di sfruttarlo e quindi di farmi un nome come medico, come ricercatore, oppure gli voglio davvero bene? Quindi ci sono questi dilemmi che attraversano un po' tutti i coprotagonisti, diciamo, che altalenano tra un sentimento di buona volontà e comunque un sentimento, insomma, di appagamento personale, però alla fine tutti questi migliorano grazie a lui. Cioè, a un certo punto il protagonista dice grazie per avermi accolto, per esserti dimostrato un mio vero amico, e anche Anthony Hopkins risponde grazie a te. Poi è davvero un grazie a te che tra parentesi Sentito. ci sono tantissime cose, cioè davvero un grazie per è come se il diverso effettivamente aiuta gli altri, quindi sì, viene aiutato, ma soprattutto da un metro, da una sorta di redenzione, o comunque fa scoprire nei protagonisti, diciamo quelli, diciamo, un po' più positivi, quella che può essere la loro vera via, autentica via da percorrere per essere completamente uomini, no? Quindi è come se il mostro educa l'uomo, e questa cosa è sempre detta tra le righe. E la trovo una cosa bellissima, perché è una cosa profondamente vera, cioè nel momento in cui c'è un diverso davanti, è quel diverso che sta aiutando te a capire tante cose, anziché il contrario, che magari potrebbe essere più facilmente leggibile o portabile, no? Su schermo. Quindi c'è questo ribaltamento di piano, come se l'occhio effettivamente che guarda è quello di Merrick, no? Del protagonista. Con quel sacchetto, tra l'altro, che vede con un occhio solo, come se fosse una cinepresa in alcune parti del film. Sì, hai detto una cosa giustissima. Difatti, Merrick in qualche modo è l'io su cui c'è il focus, insomma, del film ed è anche un po' il tramite attraverso cui noi vediamo la realtà diegetica. Quindi, come hai detto, è giustissimo appunto anche la metafora del sacchetto, perché anche l'universo sonoro, che come abbiamo detto più volte anche negli episodi scorsi, è importantissimo in Lynch, è esperito tramite la percezione del protagonista, in qualche modo, quindi dei suoni forti, assordanti, che in qualche modo sono metafora anche delle violenze che subisce sia psicologicamente che fisicamente, quindi le botte e i rumori di fabbrica che in qualche modo ci riportano anche alla fuligginosa metacittà di Razorhead. Sono tutti degli elementi che lui percepisce in una maniera accentuata, sia gli elementi positivi, quindi di amore, lo stupore che ha, per esempio, quando quell'attrice famosa lo accoglie in casa e lo tratta come fosse un essere umano normale, e lui si mette a piangere. E quella è una scena bellissima delle tante che questo film propone. Ed è commovente perché in qualche modo empatizzi veramente molto e fortemente con un'entità diegetica che apparentemente, come dicevi te, Maurizio, è diversissima per l'aspetto, no? Però emotivamente è vicina, perché comunque percepiamo quello che prova lui e ci insegna molto lui a noi rispetto a come dicevi te, invece, che più banalmente noi possiamo insegnare a lui. Infatti, il dottore gli insegna a parlare, no? A fare delle cose che sono di pratica sociale, però ciò che è nella sfera dell'emotivo, dell'accettazione di se stessi, riflessioni più profonde, è il diverso che le insegna a noi, perché è un punto di vista completamente ribaltato rispetto a quello della quotidianità, in qualche modo, in cui vive l'alta borghesia vittoriana, ma anche noi oggi. Mi è venuto in mente l'altro giorno, vedevo su Facebook una foto diciamo, della cittadina dove vivo io, vicino Villa Claudia, per questo posto, Lavinio, no? E una signora scriveva: "Ah, che bella che era Lavinio Stazione negli anni, non so, non mi ricordo che erano 60, 50, non mi ricordo la data",
e scrive, sì, tutto così pulito, tutti italiani, perché adesso ci stanno comunque molti, c'è una comunità indiana molto radicata, diciamo, lì in quel posto, cioè tendenzialmente l'85% delle attività comunque sono state sostituite da attività indiane, no? E io ho detto, guardi, sì, era molto carina, cioè l'aspetto era molto bello, era molto più pulito sicuramente, ho detto, ma dire tutti italiani non è che era un punto a favore, cioè il melting pot culturale è un qualcosa che accresce se fatto comunque in una maniera aperta, civile, ben gestita, quindi insomma c'è un po' questa confusione che, come dicevi tu, che il diverso è un qualcosa che spaventa perché non lo capiamo, non lo accettiamo il cambiamento, però invece molto spesso il confronto con ciò che è diverso è un qualcosa che ci insegna molto, insomma. Quindi per quello è bello vedere come in un film di Lynch, che spesso si accosta solo a cose che non si capiscono, surrealismo, in realtà c'è sempre molto di umano, sia nelle produzioni più complesse e sia quelle magari, ecco, più immediate, con una trama più lineare, e sarebbero più da riproporre, ecco, finiscono un po' nel cinema di nicchia, quello appunto, no, da corridoio, da cinefili, però in realtà sono dei film che non invidiano nulla a produzioni più note, diciamo, in qualche modo. E mi era venuto in mente un'altra cosa che volevo dire, partendo da quello che hai detto te, adesso non mi viene in mente. Ah, sì, io... Dico solo questa cosa, perché come sono ricordato, c'ho avuto un lapsus. Vai, vai. Sì, una frase che dice lui, perché ha parlato del ringraziamento che fa Merrick al dottore, e gli dice, mi dispiace per tutto quello che è passato, no? Nel finale lui però dice, no, io pure dovessi morire domani, che è un po' un tragico poi lì, comunque, perché poi effettivamente accade, e dice, io sono felice, perché appunto sono amato, no? Che è una cosa strana sentire detto da lui, perché abbiamo visto odiato e pestato da molti più che amato, però lui è rimasto quasi più impresso quel poco amore che ha ricevuto negli ultimi momenti, no, negli ultimi periodi della sua vita, e dice, sono fortunato perché sono amato. Quindi secondo me questa cosa fa riflettere parecchio, insomma, ecco, lo dico solo lui. E poi il dottore lo, in una delle scene, credo subito prima, quando c'è il ritorno, dopo diciamo, il secondo, dopo un momento che lo rapiscono, Padiele, c'è anche un abbraccio che è bellissimo, sì, che magari è, oggi ci può sembrare un po' normale, però se si guarda bene la pellicola non c'è quasi mai un contatto che non sia magari una stretta di mano, quindi un po' per i tempi, un po' chiaramente perché si parla di persone inglesi, quindi l'abbraccio finale, quindi tra una persona che veramente ha capito quanto tiene all'altro e viceversa, quindi c'è questo abbraccio che veramente secondo me è un altro di quei fotogrammi bellissimi da incorniciare, no? per Lynch, veramente un abbraccio liberatorio dove finalmente capiscono quello che sono l'un per l'altro. Io trovo anche geniale da un certo punto di vista il e anche ricollegandomi a quello che abbiamo detto prima, di vedere del John Merrick con gli occhi di chi lo vede per la prima volta e poi iniziare a vedere coi suoi occhi, il meccanismo che utilizza Lynch, soprattutto all'inizio del film, che non ci mostra mai la natura deforme di John Merrick. Noi non lo vediamo mai, e vediamo solamente lo stupore, lo stupore o la paura o... il disgusto, anche perché bisogna parlare anche di disgusto, sugli occhi di chi lo vede, quindi vediamo ad esempio la commozione di Hopkins o all'inizio quel gruppetto di gente che viene allontanata dai fenomeni da baraccone, perché quello non è un fenomeno da baraccone, è un mostro, e vediamo quelle reazioni. E trovo geniale anche il momento in cui vediamo per la prima volta per davvero The Elephant Man, che è il momento in cui lo vediamo assieme all'infermiera che urla di paura, perché non è stata avvisata dal dottore, no? Quindi lei entra nella stanza per portare il cibo, la colazione al paziente e rimane colpita in modo negativo da questo primo impatto, e in quel momento anche noi abbiamo questo primo impatto, capite? E questo farci vedere per la prima volta John Merrick con gli occhi dell'infermiera e quindi con gli occhi di tutti quelli che l'avevano visto prima, secondo me è geniale, perché anche in questo sguardo rivolto nei confronti di John Merrick c'è poi un
l'inizio di quell'evoluzione di cui parlavamo prima, no? Perché noi cominciamo a vederlo in un certo modo e lo vediamo sempre con occhi diversi, che poi sono quelli della moglie del dottore, che poi sono quelli del dottore stesso, e quindi ecco, io sono rimasto molto molto colpito da questo, quest'idea di Lynch che si ricollega al filone iniziale di cui parlavamo, degli occhi, questa grande attenzione sugli occhi. Ma hai anticipato una cosa di cui, insomma, di cui mi piacerebbe parlare con voi, che è proprio questa, cioè, visto che per Lynch stesso ad un certo punto della sua filmografia diventava, diciamo, meno importante che cosa mostrare in senso narrativo, ma conta tanto quello che prova lo spettatore nel guardare la pellicola, questo potrebbe essere anche una grande anticipazione su quello che sarà poi la sua lente. E anche questo giocare un po' morboso, secondo me, con la sua figura, almeno inizialmente, perché io avevo avuto la stessa impressione, cioè noi non lo vediamo, ad un certo punto. Quella è la scena che tu hai descritto, è il primo momento in cui anche noi abbiamo, diciamo, questo sussulto, perché lo vediamo per intero, e c'era, devo ammettere, anche tantissima voglia di vederlo. Quindi tutta la prima parte del film viene costruita, cioè c'è questa morbosità del volerlo vedere e ce l'abbiamo anche noi, almeno a me è successo. Sì. E dopodiché, siccome è una cosa qui, ecco, durante la revisione che ho fatto ultimamente ci ho fatto un po' più caso, nelle scene successive, quindi durante, diciamo, lo scorrere del film, si indugia sempre di più su di lui e sulla sua figura, quindi ad un certo punto davvero non si normalizza mai, e quindi io mi sono ritrovato tantissimo a vederlo, a scrutarlo. Ci sono dei, diciamo, dei piani in cui lui è sempre presente, parla, però è una figura così magnetica, è come se a un certo punto, certo, il terrore svanisce, però rimane comunque tanto la curiosità, gli occhi con cui cercavo di guardarlo, di guardarne la figura, perché chiaramente è una cosa nuova sullo schermo, ed è probabilmente la stessa sensazione che provavano tutti coloro che durante la pellicola, quindi nel film, lo osservano, lo guardano, magari ci prendono il tè assieme. Quindi questa sovrapposizione di piani l'ho trovata anche molto, molto toccante. E poi le domande che ti fai sui protagonisti te le fai su te stesso, perché dici: ma allora anche io sono come il dottore, sono come quelli del circo, cioè anch'io ho questa voglia morbosa di vedere la sua figura, no? Poi magari possiamo darci delle scuse, dire: ah, perché voglio vedere come l'hanno realizzato. In realtà è una curiosità innata, viscerale, insomma, non è, non ci si avvicina per logica, ma proprio per non lo so, l'ho sentita molto profonda come sensazione. Sì, no, è perché l'ignoto comunque attrae, no? L'uomo lo spaventa e al contempo lo attrae, quindi il modo in cui è andato il film è, come detto te, è geniale perché, come ha detto anche Riccardo, è graduale, no? Lo sguardo, il non vedere che porta a curiosità, il primo sguardo che lascia, no, sbigottiti, spaventati e poi appunto uno sguardo più consapevole che si incomincia a conoscere quella diversità e spaventa sempre meno fino a prendere atto che poi si può quasi appunto anche imparare, no, dalla diversità. E quindi è proprio un percorso Di redenzione, vero? sì, di redenzione, bravo, sì, di redenzione e crescita sia da parte del protagonista nel film e sia da parte dello spettatore. E proprio parlando di questo, prima Riccardo dicevi, hai nominato lo specchio, volevi introdurci un po' la questione specchio, è estremamente interessante comunque. Sì, io ritengo quella sequenza, la sequenza dell'incubo, del sogno e dell'incubo, la parte veramente più linciana dell'opera. E in questa è fondamentale la figura dello specchio, figura dello specchio che ha grandi precedenti all'interno del cinema surrealista. La volta precedente forse parlavamo del modello di Cocteau per quanto riguarda Lynch, e in Cocteau lo specchio porta per un'altra dimensione, è uno dei simboli cardini per Cocteau. In questo caso lo specchio non è esattamente porta per un'altra dimensione, ma è quasi quella cosa che rinchiude il protagonista nella sua forma, nella sua dimensione. Infatti, lui non può guardarsi lo specchio, non deve guardarsi mai lo specchio. E non a caso le scene più tragiche sono quelle che coinvolgono lo specchio, capito? Quindi il suo incubo, quella
quella che chiamavo sequenza secondo me più linciana del film è quella sequenza di primissimo piano in cui lo vediamo dormire nella sua posizione innaturale, in cui dorme e che ci spostiamo dalla sua... la camera si sposta, ci mostra la sua testa, i suoi capelli, fino a spostarsi poi nel sogno. E nel sogno vediamo la presa in giro e poi la figura dello specchio che gli mostra la sua natura reale, cosa che poi accadrà anche nella realtà. Anche nella realtà per il gioco, la presa in giro di quel gruppo di ubriachi e prostitute che vanno a visitarlo dietro pagamento, no? Quindi ecco, secondo me parlavo dell'importanza dell'elemento dello specchio per questo e perché è uno dei simboli fondamentali del cinema surrealista precedente e poi fondamentale anche in Lynch, e perché secondo me in questo confrontarsi di Lynch con una storia reale, lo specchio assume una figura che è a metà tra il simbolo e l'oggetto. Quindi lo vediamo utilizzato e come simbolo, e come incubo e come oggetto, perché va a riflettere quella che è la natura reale del protagonista. Non riflette un'altra dimensione in questo caso, può solo riflettere questa dimensione ed è quello che lui non deve vedere, ecco. Finché almeno non si è accettato. Sì, sono d'accordo. Infatti una cosa peculiare di questo film qui è che, appunto, mi dicete, non c'è una dimensione altra, come magari, ecco, in Twin Peaks c'è la loggia nera, la loggia bianca o la Twin Peaks parallela, insomma, ecco, quindi qua c'è una dimensione altra che è l'interiorità del protagonista, diciamo, a mio vedere. Come dicevi te, appunto, lo specchio rappresenta un po' questo, l'introspezione che si nega all'inizio e poi con la presa di consapevolezza si accetta un po' di più, e è un po' una dimensione altra legata anche, no, al sogno, come dicevi tu, all'incubo, un po' forse, ecco, in Mulholland Drive più che altro magari c'è una dimensione di questo tipo, perché è tutto giocato sul rovesciamento del classico del sogno di proiettare una realtà preferibile all'interno di un mondo ideale e poi magari il trauma del risveglio. Qui invece, diciamo, nel sogno si ricorda un passato dolente, un incubo, e nel reale c'è invece un'accettazione di se stessi e una fine, sì, drammatica, però comunque un lieto fine in qualche modo, una crescita, no? Un sentirsi amati, quindi forse è un po' c'è una similitudine sul piano semantico e diegetico per quanto riguarda la dimensione altra dell'io e del sogno, però a livello di trama e di svolgimento è inverso, perché lì è tragico il finale, come vedremo quando parleremo di Mulholland Drive, e qui invece c'è un'accettazione serena, anche se travagliata, però si arriva a un'accettazione, no, molto serena di se stessi. Che dici tu, Maurizio, del discorso specchio? Sì, allora è difficile aggiungere altre cose, perché insomma l'avete spiegato bene. È curioso proprio come nel momento in cui lui, cioè non curioso, chiaramente questo avvalora la vostra tesi, cioè nel momento in cui lui si accetta, è come se la sua immagine di sé, cioè lui riesce a portarla fuori, quindi mentre in un certo senso quando gli mostrano lo specchio, quando insomma ci sono le sue prime esperienze oniriche o reali con lo specchio, ancora non riescono a collimare le due parti, cioè lui probabilmente si crede, cioè si sente in un certo, come dire, in un certo punto, in un certo momento dello spazio, anche diciamo in equilibrio con sé, però magari non lo vede al di fuori. Quindi nel momento in cui invece si accetta, è come se tutto vibra all'unisono, cioè quello che lui sente dentro è anche, è come dire, supera di così tanto la sua immagine esteriore che poi diventa accettabile, quindi riesce a far superare la sua immagine interiore, diciamo supera quell'esteriore e quindi funziona, cioè non lo spaventa più. Quindi questo avviene anche, questi sono dettagli che poi Lynch dissemina, cioè anche, è una cosa che secondo me ad una prima visione possono anche sfuggire, ma magari ad un'altra no, quindi questo ci fa capire quanto il film sia comunque stratificato e ogni volta probabilmente ti dà delle impressioni diverse, come d'altronde tutto il grande cinema. Poi mi interesserebbe parlare con voi anche per quanto riguarda i Freaks,
perché è inutile negare il fatto che lui prenda come riferimento il film quello di Todd Browning, perché comunque i Freaks erano più o meno quelli, no? come Todd Browning li aveva codificati, e ci costruisce comunque attorno a una storia profonda, sempre un film in bianco e nero, dove comunque probabilmente in questa pellicola Lynch li rende ancora più candidi come non lo fossero in passato, perché se vi sono delle figure veramente candide e bellissime sempre, è quella del protagonista, ma anche di tutti i Freaks, che poi lo libera ad un certo punto, no? Lì sì, quando lui si ritrova di nuovo imprigionato dalla figura più oscura e meschina di tutto quanto il film, loro ad un certo punto lo aiutano e lo fanno scappare. Lì in quel momento si ha quasi l'impressione che magari questi qui potrebbero addirittura uccidere quello che è il loro padrone, no? Come quindi replicare una sorta di film già visto. In realtà no, rimangono perfettamente candidi, e anzi lo lasciano andare ed accettano anche il loro destino. Quindi anche questo capovolgimento di fronte, rendendoli ancora più figure positive, cioè il diverso diventa davvero la persona da ammirare, da guardare con positività, secondo me è un'altra chiave molto forte e molto importante del film, soprattutto di questi tempi. Insomma, è un film che non invecchia, queste tematiche non sono ancora vecchie. Sì, infatti, come dicevamo prima, è vero. E che volevo dire? Ah sì, volevo parlare un po' di musica e suoni, no? Perché comunque ho trovato, questo è un mio parere, molto, a parte per i contenuti e per come è girato, però vabbè, loro erano molto amici e si stimava, c'è la stima reciproca, è molto felliniano, diciamo, questo film, anche per certi versi, anche per la colonna sonora di John Morris, c'è questo uso di organetti, di, no, musica circensi, accompagnato a altri brani più romantici e quasi non melodici, che ricordano un po' anche il nostro Nino Rota a tratti, ed è una bella colonna sonora, e l'ho rivalutata con l'ultima visione, devo dire, nel senso, perché non ci avevo fatto molto caso, stranamente, però poi perché comunque la qualità audio è un po' rovinata, diciamo, vista l'età della pellicola, che non è vecchissima, però ecco, non si trovano versioni restaurate benissimo, però facendoci caso ho trovato, sia per le sequenze chiaramente oniriche, l'uso degli espedienti, che appunto in qualche modo collimano, appunto perché sono generi diversi, però si ispiravano un po' anche a vicenda, loro due, molto amici, il nostro Bellini con David. Però anche la colonna sonora, non so se ci avete fatto caso, l'ho trovata molto, un accompagnamento molto rotiano alle immagini, comunque, in qualche modo, anche per la vicenda trattata, comunque, che è molto, anche Fellini era legato a questo mondo dei diversi, e proprio il tema del diverso nel rappresentare anche città italiane, però come se fossero una realtà onirica, no? Quindi in qualche modo torna anche qui questa tematica, e secondo me c'è un po' questo parallelismo con questo, sicuramente per il discorso dello specchio, come diceva Riccardo, però forse anche un po' Fellini, non so. Sì, guarda, la colonna sonora, anch'io ci ho fatto caso, che me l'aspettavo, cioè me la ricordavo più oscura, quando in realtà non lo è, cioè è vero, è piena di rintocchi, è molto circense, secondo me è una musica che potrebbe funzionare anche benissimo senza pellicola, e quindi questo di solito succede quando è interessante, no? Quando l'ascolto è impervio, non fila liscio, sai, quando dici mi serve la controparte video perché mi annoiano, invece no, secondo me può essere riscoperta anche, insomma, da sola, ed effettivamente dà molto colore, è probabilmente il vero colore che manca alla pellicola, quindi in questo lì c'è di nuovo attento, ecco, a riempire, ecco, a non trascurare nessuna componente, e secondo me un po' col seno del poi probabilmente l'ho anche influenzato, perché è come se questa musica colorata e divertente, insieme ai suoi rumorismi, insieme a tutto quello che è sottotraccia, poi rimane. Un'altra cosa che, insomma, l'altro giorno riflettevo, al fatto che tutti i film di Lynch sembrano un po' una colonna sonora di Lynch, poi che ci sia dietro Badalamenti o altri autori, cioè in qualche modo si sente che c'è una forte direzione artistica anche da tutto il comparto musicale. Sono sempre musiche bislacche, non so, questo è un termine desueto, però mi piace, perché è così, cioè un po' sgangherata, un po' piena di luce, un po' oscura, come se si entra zoppicando, proprio è divertente, cioè è una musica che
secondo me di per sé potrebbe essere fatto uno studio sulle musiche nel cinema di David Lynch, quindi questo secondo me è un tassello importante, ecco, uno magari... Però, guarda, ne sapevo della scena finale che ci ho fatto caso oggi, è veramente struggente e bello, cioè, mi ha fatto dei brividi, a parte per il significato insomma di quella scena finale, però proprio la musica... un contrappunto perfetto alle immagini, cioè era con degli archi, se non mi ricordo male, era veramente una melodia bellissima che infatti vi consiglio di chi non ha visto il film si vede il film, ma chi ha visto il film magari non ci ha fatto caso, recuperi un po' il brano perché è veramente, come dicevi te, quasi anche sì, è perfettamente correlata alle immagini, però è anche indipendente, cioè si presta anche un ascolto distaccato. Inerentemente al discorso Lynch Sound Designer, c'è questo libro che ho usato appunto per la tesi, ma torno a farlo, questo qui, appunto si chiama proprio David Lynch Sound Designer, e tratta, è di un ragazzo che appunto ha fatto questo saggio, e tratta appunto proprio l'aspetto del sonoro nei film principali di David Lynch e nei cortometraggi, e appunto tratta anche come appunto la musica, la colonna sonora e il sound design è sia empatico, quindi appunto che a seconda, no, le immagini in scena, delle volte anempatico, nel senso che crea quello straniamento, insomma, con effetto ricorrente di Lynch, di imporre situazioni magari stranianti, crudeli, drammatiche, con magari una musica che è opposta o dei suoni che lasciano prendere alto, quindi è un po' sempre quell'espediente di disorientamento che adopera, qui un po' meno ovviamente, perché il film meno, diciamo, sperimentale da questo punto di vista, perché è appunto una storia drammatica e vera, e quindi la musica in qualche modo al massimo l'unico momento in cui magari ti discorda un po' è la musica circense, no? Di attrazione circense, però vedendo che le attrazioni sono delle povere vittime fondamentalmente, quindi lì c'è lo stupore della gente, le risa e questa musica allegrotta, però uno prova quasi pietà ovviamente, insomma, per quelle persone, questo per quanto riguarda la musica. Un'altra cosa che volevo parlare con voi è una cosa interessante, secondo me, da notare, è il modellino a cui lavora lui, della cattedrale di San Filippo, no? Dall'ospedale Royal Hospital, perché ci sono un po' di cose, secondo me, da un po' così spulciare, no? Nel senso, è un modellino che lui incomincia a costruire e poi finisce nel finale, ed è un modellino che ha però una forte invalidazione nell'essere completato, perché appunto c'è un ostacolo visivo che gli impedisce di vedere tutta la cattedrale in qualche modo, e quindi è un po' una metafora, tra virgolette, di quello che è il film di Lynch, un po' un simbolo della sua poetica, cioè lui ti dà una parte del tutto e poi lo spettatore, ognuno a modo suo, ricostruisce qualcosa di più grande usando appunto l'immaginazione, il proprio io, il proprio schema percettivo, no? E l'altra cosa che ho notato è che però a un certo punto lui è più libero, diciamo, di spostarsi, quindi nulla gli avrebbe magari impedito di vederla la cattedrale, magari, no? E però preferisce finirla partendo sempre dal proprio io, cioè da quello che secondo lui era la parte che restava da costruire. Questa cosa è una cosa curiosa e interessante, non so, ditemi se siete d'accordo, se avete degli spunti riguardo questa riflessione, diciamo. Io sì, lo ritengo molto importante e possiamo secondo me collegarlo a quello che dicevamo prima riguardo allo sforzo che Lynch richiede da noi spettatori, ecco, perché John spiega quello che sta facendo all'attrice di teatro, no? Lui dice questo è quello che vedo e noi vediamo solo parte della torre, tutto il resto lo devo ricostruire con la mia immaginazione, e nel momento in cui lo spiega lei lo sta spiegando anche a noi. E lui tenta di ricostruire tutto con la sua immaginazione e quel percorso accompagna il suo percorso personale e infatti si completa proprio nella scena finale, no? Quando lui pone la firma, ed è anche la prima volta che lo vediamo scrivere, la prima volta che è stato, diciamo, segue quell'incontro in teatro, incontro molto molto tenero, e anche importante a livello, secondo me, sia visivo che musicale, visto che prima parlavamo della musica, tutto lo spettacolo seguito da questo momento di sospensione che scoppia poi in applausi. E quindi
il completamento di un percorso di accettazione suo e da parte degli altri, ed è anche questo percorso immaginativo che lo porta a completare questa cattedrale proprio nell'ultima scena, e poi la ripercorriamo lentamente, come vedevamo nel video che hai mandato prima, la percorriamo lentamente fino ad arrivare a quella che è la sua firma, quindi a quello che lui ha lasciato scritto materialmente. Ed è importante anche perché nel momento in cui lui viene rapito, quello che vediamo noi prima che lo veda il dottore è la cattedrale, la prima cosa che vediamo dopo il cambio di scena, quindi dopo il buio che accoglie ogni cambio di scena, è la cattedrale per terra, distrutta, come rappresentare la distruzione di questa fuga immaginativa, no? Perché lui torna nella sua prigione, nel momento in cui torna nella sua prigione anche il suo disegno immaginativo viene distrutto, cade. E secondo me anche questo elemento è molto molto importante nel farci capire la valenza della cattedrale, del modellino della cattedrale. Sì, è indubbiamente in risonanza con il suo io, e ti mostra anche, secondo me, è anche un simbolo, secondo me, di grande positività e di come è il suo approccio alla vita. Cioè lui vede solamente un pezzettino, vede praticamente il campanile da una sorta di finestra mezza murata che poi ricorda quella del film precedente, no? Diceva una finestra con i mattoni. Volevo vedere se lo diceva. Invece in questo momento c'è un pezzo di cielo, quindi in qualche modo c'è un po' di speranza in più, e lui ci si appiglia, no? E quindi costruisce, cioè gli viene semplicemente da costruire tutto ciò che non vede, per lui vuole superare il muro, no? E quindi perché magari ad altri potrebbe sembrare una pazzia, no? Il fatto di approcciare una cosa che non si conosce, invece lui con grande naturalezza supera il problema, cioè salta l'ostacolo, salta il muro, quindi direttamente la realizza lui. È anche un po' una metafora del suo approccio alla vita, il motivo per cui poi comunque è attaccatissimo, almeno fino a quando non si sente completo, fino alla scena finale, no? Quindi poi decide di fare l'ultimo sonno come un uomo e non come l'elefante che tutti lo additavano. Quindi sì, è importante anche quello che dicevate, cioè il fatto che quando è un po' anche simbolo della fragilità, cioè lui la costruisce di carta, ad un certo punto quando precipitano tutte, diciamo, questa banda di ubriachi lo maltratta e poi lui viene rapito, la distruggono, quindi anche lì il suo tentativo di rinascita viene distrutto, però poi la ricostruisce, perché torna anche nel film, diciamo, a vivere con positività un po' tutto. Quindi sì, è l'essenza di lui stesso che vediamo mentre si costruisce, viene demolita, si ricostruisce di nuovo fino alla realizzazione finale, quindi fino alla firma che lo fa diventare umano, no? Al 100%. Sì, la opera in qualche modo mette, no, il punto al cerchio, più del cerchio in qualche modo, sì, sono d'accordo. E stavo riflettendo, ho notato che c'è un falso storico, tra virgolette, riguardo, stavo facendo una ricerca mentre chiacchieravamo, e che in realtà non si chiama neanche, cioè non si chiama John Merrick, si chiama tipo Joseph, vero? No. Sì. Stavo vedendo, perché viene riportato in tutti appunto questi reportage, questi articoli, questi saggi, no, dell'epoca, come John, però in realtà è Joseph. Bene, ragazzi, comunque abbiamo fatto quasi un'oretta e ci tocca Dune, oddio, la prossima volta, film dell'84, produzione Dino De Laurentiis. Il film è molto interessante. Anche il più discusso, quindi ci sarà. Lo rivedo volentieri, che anche questo poi, diciamo, si inserisce un po' nella linea dei film scorrevoli, tra virgolette, cioè con una trama, perché è basato poi sul romanzo di Herbert, quindi... Però pure lì Lynch ci mette molto del suo, in realtà ha messo più di quello che noi abbiamo potuto vedere, perché è una versione ridottissima, infatti... Esatto, anche di quello ci sarà da parlare. Sì, un po' Lynch si impicca, se uno gli dice la parola di questo film di Dune, lui gli pia male, giustamente, perché è un po' il suo figlio non gradito, diciamo. Però in realtà, ecco, ci sarà da chiacchierare, anche perché è in via di remake. E poi magari abbiamo anche Kyle MacLachlan... Assolutamente. Con Lynch, ecco, per la prima volta, quindi molto molto importante, no? L'inizio di un sodalizio che dura che
possiamo dire forse dura tuttora, comunque è durato fino a poco tempo fa. Quindi ha sicuramente degli aspetti importantissimi e sarà bene analizzarli. Assolutamente, per vari motivi, sì, come abbiamo detto. Che poi, sì, perché poi subito dopo c'è velluto blu, c'è blu velvet, è vero, quindi è proprio il là al rapporto con Kyle, no? Che poi si propaga, diciamo, e prosegue fino a Twin Peaks. E... bella, bella storia, comunque, anche al di fuori dello schermo, la loro amicizia, quindi... Vabbè, allora al prossimo appuntamento, è stato un piacere parlare con voi, guardate assolutamente questo film, io non l'ho visto, speriamo di avervi incuriositi come sempre, c'è molto da imparare dal nostro John Joseph Merrick, insomma un personaggio molto forte, un essere umano più umano di molti di quelli che si conoscono oggi, insomma, quindi buona visione e un abbraccio dai vostri linciani. Ciao, ciao a tutti e grazie. Grazie, è stato un piacere.